Amici e amiche del Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro divulgatore scientifico di Eureka. Allora, oggi, come sempre, in pochi minuti parleremo un pochino di scienza e vi racconterò la storia di alcuni microrganismi trovati nell'Artico, ibernati da ben 24.000 anni. 42. Dunque, continuiamo a parlare sempre di temperature un pochino più basse rispetto alla media stagionale. Da poco abbiamo fatto l'intervista a Gabriele Coppi, l'astrofisico, che ci ha raccontato la vita nelle basi antartiche. E proprio basandoci sulle sue informazioni, ricordiamo che ci disse che nell'Artico, o comunque anche nell'Antartide, appunto, c'è una mappatura ovviamente del nostro pianeta Terra. Il ghiaccio riesce a conservare perfettamente qualsiasi tipologia di essere vivente e creatura. Se possiamo ricordare appunto anche i mammut ritrovati quasi con la pelle ancora intatta, abbiamo l'idea di quanto è importante il ghiaccio per quanto concerne la conservazione appunto degli esseri viventi. È proprio da poco la notizia che sono stati scovati nel ghiaccio artico dei microrganismi ibernati da ben 24.000 anni. Il nome di questi microrganismi è aerotiferi, appartengono appunto a questa categoria, un gruppo tassonomico di animali microscopici più o meno della lunghezza di 0,1 mm a 0,5 mm, che sono molto comuni nelle acque dolci di tutto il mondo. La scoperta di questo appunto ritrovamento è stato pubblicato dalla rivista Current Biology. E appunto basato sullo studio coordinato da Stas Malavin, l'Istituto Russo di Ricerca Fisiochimica e Biologica nella Scienza del Suolo. Sono stati individuati nei terreni ghiacciati del permafrost siberiano grazie a delle perforazioni in regioni remote. I microrganismi sono caratterizzati appunto da una notevole resistenza, una resistenza che è durata veramente per migliaia di anni. La loro resistenza è particolare perché riescono appunto a sopravvivere a delle temperature estreme con livelli bassi di ossigeno e scarso nutrimento. L'età di questi microrganismi è stata ricostruita grazie a tecniche di datazione basate sui tempi di decadimento del carbonio radioattivo. La scoperta di per sé è molto importante, infatti lo studioso Malavin ricorda che questi animali pluricellulari possono resistere anche decine di migliaia di anni in criptobiosi, ossia una condizione nella quale il metabolismo è quasi assente. È una condizione nella quale entrano alcuni organismi semplici in risposta a delle condizioni ambientali molto avverse, come il freddo estremo e la mancanza di ossigeno. Probabilmente, conclude il ricercatore, in casi come questi entra in gioco un sistema di protezione delle cellule che impedisce la formazione di cristalli di ghiaccio. Dunque, con questa breaking news che riteniamo molto importante nel mondo della ricerca e della scienza per capire anche un pochino come è nato il nostro pianeta Terra, insomma, sono delle creature trovate ibernate, trovate appunto nel permafrost da 24.000 anni. Chissà quali informazioni possono donarci. Proprio per questo continueremo a spulciare delle notizie un po' curiose dal mondo della paleontologia e dell'archeologia per cercare di andare appunto alla ricerca del nostro pianeta Terra, della nascita del nostro pianeta Terra. Quindi, come sempre, cercate di condividere il nostro video, attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche, seguite la nostra pagina di YouTube di Lega Nerd. Se è stato di vostro gradimento questo argomento, un bel like e un dislike anche se non vi è piaciuto. Quindi da Alessio, da Eureka, da in pochi minuti, un grande saluto e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!